Chiamo Narrat dei testi post-esotici al 100%. Chiamo Narrat delle istantanee romanzesche che fissano una situazione, delle emozioni, un conflitto vibrante fra memoria e realtà, tra immaginazione e ricordo. È una sequenza poetica a partire dalla quale ogni fantasticheria è possibile, per gli interpreti dell'azione come per i lettori. Si troveranno qui 49 di tali momenti di prosa. In ciascuno di essi, come sopra una fotografia leggermente truccata, si potrà scorgere la traccia lasciata da un angelo. Qui gli angeli sono insignificanti e non sono di alcun aiuto per i personaggi. Chiamo qui Narrat 49 immagini organizzate su cui si fermano nella loro erranza i miei mendicanti e i miei animali preferiti, nonché qualche vecchia immortale. Almeno una di loro è stata mia nonna, perché si tratta anche di minuscoli territori d'esilio dove continuano a esistere, bene o male, coloro di cui mi ricordo e coloro che amo. Chiamo Narrat dei brevi brani musicali la cui principale ragion d'essere è proprio la musica, ma anche luoghi in cui coloro che amo possano riposarsi un istante, prima di riprendere il cammino verso il nulla. Non è facile. Non è per niente facile quando devi parlare del libro più bello dell'anno, quello più significativo, quello che a distanza di mesi ti obbliga a ritornare tra le sue parole, nonostante sia riposto all'interno della tua libreria e tu ti stai dedicando a nuove storie. Non ti lascia, complica tutto e forse non ti lascerà mai. Se poi il libro in questione è Angeli Minori di Antoine Volodin, l'operazione e il doverne parlare diventa un qualcosa di quasi impossibile. A questo libro e questo autore ci sono arrivato diversi anni fa. Vuoi per il racconto che mi fece l'Orma Editore durante un salone di Torino, momento nel quale io fui obbligato a comprare questo libro di fronte al racconto della sua struttura, della sua trama, e soprattutto a frasi come «Non ci ho dormito la notte», «Continuo a sognarlo», «È un incubo», davanti alle quali non potevo sicuramente rimanere indifferente. Vuoi per il grande dibattito sul nome, Volodin, Volodan, non si capisce, di origine russa ma naturalizzato francese, potremmo star qui a parlare le ore del nome e degli pseudonimi, dei numerosi pseudonimi usati appunto da quello che è considerato il più inclassificabile degli scrittori contemporanei. Così, a distanza di un anno dal mio acquisto, il nome di Volodin ha avuto una grande esplosione italiana. Il suo nome ha aperto anche una frattura e un grande dibattito all'interno della letteratura europea per lo scompiglio che i suoi libri effettivamente stanno portando. Angeli Minori fa parte di questi e, come la più romantica delle storie d'amore, è riuscito a sedurmi dal primo istante. Basti pensare che questo pazzo rifiuta il termine romanzo, qualsiasi definizione che gli si possa avvicinare, quindi va da sé chiedersi che diavolo sia questa roba qua. Sono 49 frammenti, 49 angeli in un mondo consumato che ha resistito alla quasi scomparsa dell'uomo. La taiga diventerà il centro della narrazione, un luogo popolato da immortali nonne rivoluzionarie, le madri di Will Sheldman, nato per errore da stracci vecchi e sangue, con il solo compito di riportare il mondo a una condizione egualitaria. Denaro e potere sembrano andare a braccetto, mentre orsi polari vengono fatti partorire su navi mercantili e addirittura in vita l'ultimo regolatore di lacrime, e alcune creature vengono mandate in avanscoperta tra gli scarti di un pianeta coinvolto in una disfatta della carne e dello spirito. Ok, fermiamoci. Come avete visto, non è immediato, vero? Ma di raccontarvi altro non vi dirò altro perché sostanzialmente non ne sono in grado e non mi interessa. Piuttosto mi interessa di raccontarvi di questo autore e di questo tipo di esperienza di lettura. Andrea, ma potrebbe essere fantascienza? No, non lo è. Nonostante Volodin nasca come scrittore legato a questo genere, ma dagli anni 90 si è dedicato alla creazione di una vera e propria corrente letteraria che prende il nome di post-esotismo. Senza che diventi una lezione. No, regia, questa volta la musica di Quark non la faccio partire, non con Volodin. Avrete potuto intuire anche voi dalle poche informazioni che vi ho dato del legame tra questo tipo di letteratura e la politica, essendo questa legata alle grandi tragedie dell'uomo. I suoi poeti, i suoi narratori sono uomini e donne molto scomodi che sono stati catturati e rinchiusi in questa prigione divenuta una vera e propria fortezza dalla quale prendono forma questi libri, tra cui Angeli Minori. Lo stesso Volodin potrebbe scrivere da lì, sicuro lo fanno autori
come Lutz Bassmann o Manuela Drager, tutti pseudonimi usati da Volodin stesso. Alla base di Angeli Minori c'è il delirio della sopravvivenza, la poesia nascosta dalle deportazioni, dalle guerre e dalla violenza. E, capitolo per capitolo, punto di vista per punto di vista, si andrà a comporre un quadro in qualche modo sempre più chiaro. 49 voci, 49 storie condivise, perché la storia dell'uomo con i suoi sentimenti lo sono e io non sono riuscito più a staccarmi. Sicuramente perché c'è un ingranaggio costruito alla perfezione per il quale tu vuoi per forza sapere dove ti porterà questa visione così terribile fatta di narrazioni intrecciate e di particolari che personalmente ho trovato sempre più agghiaccianti. Dall'altra parte c'è un dolore così grande che è stato come levarsi un dente il prima possibile, non sopportando più qualsiasi tipo di scarnificazione. Will, il giovane che aveva sulle spalle le sorti di tutti noi, ha fallito ed è stato punito. E ora è legato, si trova circondato da anziane e fucili. Come il più antico Sherazad, ha legato la sua vita, il suo rimanere agganciato all'ultima speranza ai suoi narrat, ai suoi racconti fatti di ricordi che ci ricordano, scusate il gioco di parole, come la verità in qualche modo possa essere sommersa in un mondo di rovine. Avevo voglia di urlare attraverso la notte calda che la stranezza è la forma che prende il bello quando il bello è disperato, ma restavo a bocca chiusa e aspettavo. Nascita, erranza, inesistenza, ricordo, l'irreale sono solo alcuni degli aspetti che fanno parte di noi e con i quali difficilmente ci confrontiamo. Discutiamo con limpidezza, in qualche modo confrontandoci con l'inafferrabile. E in questo senso Angeli Minori potrebbe essere tranquillamente il libro per chi non ha paura e non potrebbe avere paura di farlo. Un libro del quale vi sto parlando con estrema difficoltà perché è stato etichettato dal sottoscritto come uno di quei libri di frattura. Cioè, quei libri per i quali letti questi cambia in qualche modo il tuo modo di vedere la letteratura. È un qualcosa di molto forte. Ti rendi conto che è cambiato qualcosa e ti rendi conto che difficilmente verrai sorpreso dopo una roba del genere in egual maniera. Questa cosa qui, in vita mia, nella mia vita da lettore, potrebbe essere successa 3-4 volte. Tra le ultime volte mi ricordo sicuramente L'Amuleto di Roberto Bolaño, Il furore di Steinbeck, e ora è successo con Angeli Minori di Antoine Volodi. Sono quei libri che vanno oltre la pagina, riescono in qualche modo a entrarti nella testa e nel cuore con una prepotenza che non ha eguali. Vi dovrei raccontare, anche se sono sicuro che non riuscirò mai a spiegarvi la vera essenza di tutto ciò, di quando, ad esempio, stavo leggendo Di Marina e mi sono ritrovato davanti la vera forma del potere, che mi ha portato ad avere un vero e proprio mancamento di fiato, un qualcosa che ho dovuto reprimere, nascondere, quasi come se non dovessi ammetterlo e quasi a voler celare un ricordo privato. Oppure di quando mi sono ritrovato a sognare alcuni di questi narrat, alcuni di questi racconti, forse suggestionato dalla potenza di queste storie, e il giorno dopo, aprendo il libro e leggendo il narrat successivo, mi sono ritrovato a leggere di questo personaggio che faceva discorsi sui sogni e che era consapevole del fatto che io avessi partecipato in qualche modo al suo ricordo. Una cosa da brividi, veramente da brivi. Qui riposa il corvo addomesticato, superba femmina nera che osservò l'arrivo dell'auto e la sua partenza e che durante i 7 giorni successivi non lasciò il suo alto ramo. Poi, avendo compreso l'irrimediabile, si schiantò a terra senza nemmeno aprire le ali. Qui riposa l'insolenza di quel suicidio. Qui riposano gli amici e le amiche di Vessioni. I morti e le morte che sono stati riabilitati, e i morti e le morte che non lo sono stati. Qui riposano i suoi compagni di prigionia, qui riposano i suoi compagni di partito, qui riposano i suoi compagni di lutto, qui riposano i proiettili che hanno trapassato la sua carne ancora adolescente. Qui riposa la bella Marina a cui non fu concesso il tempo degli addii. Qui riposa il giorno in cui Marina ha smesso di credere che si sarebbero rivisti prima della loro morte. Qui riposa il rumore delle ruote sopra gli scambi coperti di ghiaccio. Qui riposa lo sconosciuto che gli ha toccato la spalla dopo la morte. Qui riposano i coraggiosi che hanno avuto la forza di spararsi in bocca quando l'auto si è avvicinata. Qui riposano le notti innevate e le notti di sole. Qui riposano le notti da lupi e le notti da carogna. Le notti con la piccola luna crudele. Le notti dei ricordi. Le notti senza luce. Le notti di introvabile silenzio. Sicuramente con l'anno nuovo
continuerà la mia scoperta di questo autore, anche perché di materiale, come avete visto, ne ho già recuperato, devo recuperare ancora alcuni libri di 66. Al momento in italiano sono stati pubblicati 7 libri di questo autore, spero che ne vengano pubblicati altri, perché veramente, se sono tutti così, cosa che mi hanno confermato anche già in molti, siamo su dei livelli che sono veramente alti. Quindi sentirete ancora parlare di Narrat, sentirete ancora parlare di post-esotismo, non so però se sentirete ancora parlare di violenza, di ricordi, di sogni, tutte cose private ma pulsanti, schiacciate in questo caso da visioni di angeli, paradisi abbandonati e amore viscerale. Eccoci qui, missione compiuta, o almeno spero. Scusate il delirio, nel caso vi avesse stuzzicato questa chiacchierata molto superficiale, perché dentro un libro del genere non si può assolutamente entrare, è un'esperienza a sé, quindi nel caso vi abbia stuzzicato, come sempre, pollicione in su. Nel caso conosciate l'autore, l'abbiate letto, vogliate suggerirmi un percorso di lettura, ci vediamo sotto nei commenti, anche se io ho la mia, quindi nel caso vogliate approfondire qualche aspetto mi trovate sotto, e soprattutto, cosa che mi piacerebbe sapere, il vostro libro dell'anno, quindi magari ci vediamo sotto e spero di beccare qualche titolo imprescindibile per l'anno che arriva. Un solo titolo, la top 10 arriverà con l'anno nuovo e ne parleremo, ma raccomando, fate bravi, eh? Ciao!